Questo è un castagno selvatico, deve essere lasciato ogni tanto in mezzo ai marroni perché deve fecondare i fiori dei marroni. Adesso vediamo la differenza che c'è tra il fiore del marrone e il fiore del selvatico e perché servono i selvatici all'interno di un bosco di marroni. Questo è il fiore maschile del selvatico, questo è il fiore maschile del marrone, è sterile. Quindi per essere fecondato il fiore femminile del marrone, che è questo, deve essere fecondato dal fiore maschile del selvatico. Il fiore maschile del selvatico poi feconderà anche il fiore femminile, sempre del selvatico, che è questo. Da qui si svilupperà il riccio, ma non verranno marroni, ma castagne selvatiche.